iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Italia-Porto Rico, match che vi ricordo si giocherà domani al Pala de André di Ravenna alle ore 21. Non sono stati mesi facili per la città di Ravenna e non solo, e siamo davvero molto contenti a nome della Federazione Pallacanestro e della Nazionale di Basket di essere qui per quella che siamo certi sarà una bellissima serata di sport in un palazzetto che, possiamo dirlo ufficialmente, sarà sold out. Benvenuti però soprattutto alla presentazione di quella che abbiamo chiamato con un gioco di parole Datome, ovvero l'ultima partita in Italia della carriera del nostro capitano Gigi Datome. Prima di dare la parola ai protagonisti, in special modo a Gigi, volevo elencare un paio di numeri incredibili della sua carriera in nazionale. Ad oggi conta 192 presenze, tredicesimo di sempre, 1681 punti, undicesimo di sempre, 312 gare in nazionale tra senior e giovanili, e questo è un record assoluto, assoluto, con 3.393 punti tra senior e giovanili, dall'under 14 ben 21 nazionale, di cui 19 consecutive. Ve lo avevo detto, sono numeri strepitosi. Per le parole, però, passo il microfono al presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci. Ogni partita ha un sapore particolare, no? Io oramai sono datato, quante partite ho visto, calcio, basket, olimpiade, questo ha un sapore particolare. Domani sera ho invitato Arrigo Sacchi. Perché cito Arrigo Sacchi? Perché Arrigo Sacchi è l'allenatore che poi ha vinto tutto nel mondo, ha cambiato il calcio nel mondo, è stato quello che quando ero segretario della Federcalcio, dopo i mondiali del 90 con Montezemolo, Matarese mi disse: Gianni, prendiamo Arrigo Sacchi. Chiesi il permesso all'allora presidente del Milan Berlusconi, lo incontrai e Sacchi accettò di venire. Quindi domani sera l'ho invitato apposta perché ho detto: vedi Arrigo, domani sera c'è una cosa straordinaria, cioè, ovviamente domani sera, l'altro giorno, 5 giorni fa, c'è una cosa straordinaria perché salutiamo Gigi Datome, uno dei più grandi giocatori di basket della nostra generazione e non solo, che non rappresenta solo la parte sportiva. Vedete, ogni atleta hanno conosciuto tantissimi, se voi pensate, 12 olimpiadi, mondiali di calcio, di basket, tutto, per cui lui rappresenta qualcosa di più. Ho detto, cosa rappresenta? Rappresenta quello che ogni famiglia vorrebbe avere, un figlio come lui. Conosco i genitori, tanti anni fa con mia moglie andammo in Sardegna a un torneo dove giocava anche mio figlio, e diciamo che è un contorno di persone straordinarie, la famiglia, la moglie, ex giocatrice, amica nostra, e domani sera c'era la festa per lui. Certo, un incontro ufficiale, anche se amichevole, un incontro importante, il Porto Rico non da sottovalutare, se pensate che negli anni 50-60 il Porto Rico poteva battere tranquillamente l'Italia, giocatori americani, però ripeto, questa è una partita dedicata a lui. La federazione ha fatto di tutto per cercare di rendergli omaggio, ha fatto di tutto con in testa il nostro commissario tecnico e tutto lo staff, perché a lui ci unisce un rapporto di amore, amicizia, simpatia. L'ho definito sede di pensiero, perché vedete, il campione sportivo non è solo un campione dentro il campo, deve essere campione per tutta la giornata, per la vita, deve leggere libri, e lui è uno di quelli che legge libri. Io sono un po' classista in queste cose, a me quello che pensa solo al proprio sport è, con me non ha fortuna. Ognuno deve avere una propria responsabilità e deve avere un proprio obiettivo. Gigi ha avuto l'obiettivo di essere un grande campione, ma anche un grande uomo, padre di famiglia straordinario, e domani sera, dico sempre quando lo sento al telefono, ti commuoverai certamente, perché ci commuoveremo tutti, proprio perché dobbiamo dirgli grazie. Quindi, insieme al nostro commissario tecnico che ha voluto insieme a noi questa partita, ringrazio anche io Ravenna, i momenti difficili che ha attraversato. Vedo tanti amici qui in prima fila, il nostro presidente regionale, tanti altri amici intorno a noi, e quindi a lui dobbiamo dire grazie. Domani sera lo faremo con un tributo, e questo sarà il nostro abbraccio, la nostra stretta di mano a un grande campione come Gigi Datome. Grazie presidente, la parola al CT della nostra nazione di basket, Gianmarco Pozzecco. Buonasera a tutti,
Penso che questo sia il palcoscenico di Gigi e chiaramente tutto quello che ha già detto giustamente il press lo condivido. Gigi dalla fine del mondiale diventerà una leggenda e secondo me lo è. E lo è e lo diventerà soprattutto per il tipo di persona che Gigi è. Però insomma non voglio rubare il palcoscenico a Gigi e sono semplicemente onorato di come dire di allenarlo. L'applauso. Grazie. Gigi, è il tuo momento. Una domanda che non troverebbe posto nel podcast con Melli. Cosa si prova? No, ringrazio tutti voi che siete qua, grazie veramente al Presidente Poz, non solo per l'evento di domani, ma perché sto vivendo le mie ultime, adesso cerco di non commuovermi veramente, le ultime settimane da giocatore e lo sto facendo in un ambiente strepitoso. Però devo dire grazie alla Federazione perché domani sarà una festa bellissima, lo so già, sarà molto toccante e commovente. Cerco di concentrarmi sulla partita, non sarà facile, poi per fortuna partiamo, andiamo lontani e possiamo concentrarci sulla pallacanestro, però sono stati tanti anni, la nazionale è la maglia che più mi rappresenta alla fine, perché ho girato tanto, non ho giocato in tantissime squadre, però la nazionale c'è sempre stata, da quando giocavo in Sardegna fino ad oggi, quindi chiudere con la nazionale era un mio sogno che non sapevo se avrei avuto la fortuna di realizzare. Mi rendo conto che sono molto fortunato, e mi rendo conto che fine con la nazionale è quello forse che mi definisce di più, perché appunto la nazionale per me c'è sempre stata. Grazie a voi quindi, un grazie a Ravenna che già mi sta mostrando molto affetto dalle foto con i ragazzi stamattina, anche per strada, so che sarà bellissimo domani. Ancora, grazie a tutti e sarò ovviamente, mi ritengo molto fortunato, molto privilegiato per vivere tutto quello che sto vivendo, non solo domani ma proprio quest'estate da capitano della nazionale che porta la nazionale al mondiale. Mi rendo conto di essere molto fortunato e quindi mi godo ogni cosa perché mi rendo conto che è tutto molto speciale. Grazie. Grazie a tutti. So che ci sono delle domande da parte dei colleghi. Luca Forsolini. Andando già oltre alla partita di domani, ma come è stato detto da Gianmarco, dall'11 settembre sarai leggenda, perdona l'invadenza, tu ti senti nei tuoi conti con il basket in pari, in credito o in debito? Perché se sei in pari ci possiamo aspettare che organizzi finalmente la seconda festa con Tamberi e Paltrinieri. Se sei ritieni di essere in credito, sarà nostro compito farti arrivare quante più proposte possibili e quante più proposte allargate per quelli che per fortuna nostra sono i tuoi interessi non limitati al campo. Se invece sei in debito, che cosa concretamente ti piacerebbe fare, perché nessuno di noi crede che tu faccia una stagione da esordiente come dirigente dell'Olimpia? È una domandona. So solo che ho dato quello che potevo dare, quello non ho dubbi, ho ricevuto sicuramente tantissimo, divertimento, amicizie, amore, perché mia moglie ho conosciuto con la pallacanestro, successo, serenità, devo tutto alla pallacanestro e la persona che sono, e grazie a tutte le esperienze che ho fatto anche e soprattutto tramite la pallacanestro. Quindi sicuramente devo dire grazie non solo alle persone ma anche a questo bellissimo sport. Per il futuro lo vivo anche quello con grande serenità. Adesso comincerò con l'Olimpia Milano anche per capire come posso aiutare e cosa mi piacerà fare. Ma soprattutto poi quando dall'11 settembre, come hai detto tu, si chiude una parentesi e poi ne inizia un'altra, e dovrò avere l'umiltà di imparare tanto da zero perché sarà un'altra vita. Però queste cose, ogni cosa a suo tempo, adesso mi godo queste ultime settimane giocatore perché mi rendo conto che poi la vita dopo non sarà così divertente, quindi adesso fatemi ancora pensare da giocatore. Sono altre domande per Gigi, per il presidente del CT? Matteo De Santis, La Stampa. Gigi, ciao, ti volevo chiedere
noi sappiamo che tu ascolti molta musica, hai letto libri, se dovessi dare un titolo prendendo di queste ultime settimane di un film, di una canzone, di qualcosa. Mi erano suggerimenti No, sono quelle domande che mi avresti dovuto dire l'altro ieri, che ci pensavo due giorni e mi veniva in mente un bel titolo. Adesso no, non mi viene in mente niente. Poi io ho sempre pensato che ognuno, anche tutti quelli seduti in questa stanza, hanno una storia, hanno un titolo per la propria vita, per il proprio lavoro, eccetera. Quindi io mi rendo conto di essere stato molto, sicuramente anche bravo a guadagnarmi quello che mi sono guadagnato, ma anche molto fortunato, e perché ho fatto veramente una carriera, ho visto tantissimi posti, un grandissima soddisfazione, un grandissimo affetto, e questa è la cosa che adesso mi arriva di più. Quindi adesso ci penso e stasera ti mando un messaggio e ti do un bel titolo. Senti, allora ti faccio un'altra domanda. Prima Francesco diceva 21 estate con le nazionali, non ti chiedo una classifica, però come racconti invece questa nazionale, questa estate? Come gruppo, come squadra, come sensazioni? Ma io penso che già l'anno scorso avevo avuto questa sensazione, che è un gruppo speciale. Si vede sicuramente da come stiamo in campo, che è la cosa più importante, ma vivendo la quotidianità capisco che sono ragazzi, sono bravi ragazzi che ci tengono tanto, mettono la pallacanestro come priorità della propria vita, e che, sai, noi portiamo la scritta Italia sul petto non solo quando giochiamo ma anche quando andiamo in giro, eccetera. Quindi io penso che ogni tifoso possa essere veramente soddisfatto di essere rappresentati a noi a tutto tondo. Poi ovvio questo non basta questo per vincere, per andare lontano, eccetera, però è un grande punto di partenza. Vedo ragazzi che si impegnano, che hanno obiettivi, che hanno consapevolezza, e quindi dobbiamo continuare questo percorso che abbiamo iniziato molto bene l'anno scorso col Pozzo, con questo gruppo, e portarlo avanti quest'estate, non solo, anche il futuro. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, l'appuntamento è per domani al Pala de André, ore 21, Italia-Porto Rico, da Tom. Grazie a tutti.